Ciao, bentornati alle recensioni di Chiara. Oggi mettiamo a confronto due giochi investigativi. Uno è Detective Rose Rosse Sangue, un gioco da 1 a 6 giocatori per una durata indicativa di un'ora circa, edito dalla DV Giochi. L'altro invece è Sherlock, ne sono usciti vari, L'eredità del padrino, Propagazione, 13 ostaggi, insomma e così via, ed è un gioco da 1 a 8 giocatori, sempre per una durata indicativa di un'oretta, ma questa volta è edito da MS Edizioni. Innanzitutto voglio ringraziare Luca perché ci ha permesso di giocare a Detective Rose Rosso e Sangue. E sempre per quanto riguarda Detective è in uscita Lo sguardo dello spettro, che è un nuovo capitolo. E anche per quanto riguarda Sherlock sono in uscita altri nuovi capitoli. In entrambi i giochi i giocatori pescano delle carte che contengono delle informazioni per risolvere un mistero e decidono se metterle in comune condividendo le informazioni oppure se scartarle. A quel punto, se le scartano, le informazioni non potranno più essere condivise sino alla fine della partita. Quando sono state giocate tutte le carte, i giocatori parlano tra di loro. E sulla base delle carte giocate e delle carte scartate e da quello che si ricordano, devono rispondere ad alcune domande. La differenza più grande tra i due giochi è che in Sherlock le carte vengono mescolate e quindi escono in ordine casuale. E scartare ha senso solo per fare un buon punteggio, perché i punti a fine partita dipendono da quali carte hai giocato o hai scartato. In Detective le carte non vengono mescolate ed escono in un ordine stabilito dagli autori. Le carte migliori possono essere giocate solo se è stato scartato un certo numero di carte, quindi c'è più incentivo a scartare. Detective Rose Rosso Sangue lo abbiamo giocato in famiglia e abbiamo impiegato all'incirca un'oretta. Unendo varie carte dentro la scatola è stata creata una bellissima immagine 3D. Il gioco è giocabile una sola volta, infatti secondo me conviene giocarsi quella partita in modo molto tranquillo e soprattutto guardando attentamente le immagini. La difficoltà è a livello medio-basso, devo dire che lo abbiamo proposto in famiglia che sono neofiti e non hanno avuto nessun tipo di problema a giocarlo. Al momento abbiamo giocato solamente a Detective Rose Rosse Sangue, ma speriamo presto di recuperare il seguito. In Sherlock invece la difficoltà varia a seconda dei casi. In generale è molto più difficile, però dà molta soddisfazione. Il fatto che mischi le carte e che escono a caso a volte rende difficile un po' ricostruire l'evento. Inoltre, se scarti una carta importante, purtroppo rovini la partita. E a me era successo con il caso Demo. Avevo scartato una carta fondamentale e quindi non avevamo capito nulla. Tra parentesi, anche se non scarti niente, non è così scontato rispondere esattamente e correttamente a tutte le domande. Diciamo che scartare le carte serve soprattutto per il punteggio. Se vuoi avere un punteggio buono, devi cercare di scartare il più possibile. In conclusione, quindi, sono due giochi simili ma anche diversi. Io non vedo l'ora di recuperare le nuove uscite. E voi invece preferite Detective oppure Sherlock? Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e condividetelo. Se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e cliccate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. E con questo vi dico ciao, al prossimo video!